Ciao ragazze, allora innanzitutto scusatemi per l'aspetto perché mi vedete tipo con la felpa del grande puffo, ma sono in super ritardo perché devo scendere perché adesso il negozio si sta sempre aperti, quindi di conseguenza mi devo sbrigare. Questo qui sarà il primo tutorial natalizio, spero di girarne un altro. Il look è questo qui, quello che mi vedete. Vi faccio vedere cosa ho utilizzato per la base velocemente. Come primer sto utilizzando questo qui della Ingrid tutti i giorni perché lo voglio terminare ed è un primer classico mattificante. Come fondotinta ho utilizzato il Superstay 24 ore di Maybelline, lo trovo davvero molto molto buono, soprattutto se non avete modo di andare a cambiarvi a casa durante le feste di Natale. Io per dirvi l'ho avuto dalla mattina fino alla sera alle 3 che sono tornata della vigilia di Natale e lo tenevo ancora. Davvero un ottimo, ottimo prodotto e quindi quest'anno l'ho voluto riproporre. Come correttore ho utilizzato questo qui di Maybelline, il Fit Me, che io adoro, ed è il 120, se non sbaglio. 120, vabbè, Simona, ciao, il 10. Ed è molto, molto buono, io lo utilizzo per illuminare, mi piace tantissimo. E poi sto utilizzando questo fondo compatto di Glossip perché sta nel mio progetto smaltimento prodotti. Vi prego, ragazzi, ce la posso fare. Incoraggiatemi con un commento perché mi ha rotto il cazzo questo coso. Lo sto utilizzando veramente sempre, mi è venuto a schifo. E poi il mio liner classico per sopracciglia di Wycon, questo qui è nella tonalità caffè ed è lo 04 e poi vabbè li ho contornate con il correttore. Tutto il resto dei prodotti lo vedrete nel tutorial. Io vi bacio e vi saluta anche il grande puffo. Ciao ragazze! Ciao ragazze, allora dopo aver applicato un primer su tutta la palpebra, io ho utilizzato le Love Stage di Essence. Vado a prendere la palettina It's Judy Time. Da questa vado a prendere questo color burro e lo vado a mettere su tutta l'arcata sopraccigliare. Poi vado a prendere questo color caramello e lo vado a mettere nella piega. E come vedete lo vado a sfumare. Poi vado a prendere questo ombrettino di Elf, è un Long Lasting Luxurious e Shadow, il borgogna, questo colore qua, e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Lo vado a picchiettare. E poi lo porto verso l'alto. Vado a prendere l'altro specchietto perché siccome sono ciecata voglio vedere bene ed essere più precisa.
Al centro della palpebra vado a picchiettare più prodotto in modo tale che rilascia più brillantini, perché questo è un ombretto che all'interno ha dei micro glitter. Riprendo il pennellino da sfumatura di prima e vado a sfumare i bordi. Per creare un effetto più omogeneo. A chiudere questo ombrettino qua e vado a prendere questo pigmento di film Maquillage, che è il numero 30. Vedete? E vado a picchiettare questa bellezza al centro della palpebra mobile. Poi vado a prendere un pennellino da precisione come questo e sempre dalla palettina di Beach Cosmetics vado a prendere questo borgogna qui e vado a sporcare le ciglia inferiori. Poi vado a prendere una matita burro e la metto all'interno della rima. Scusate, le faccio. Poi vado a prendere queste ciglia finte qui di Eldora, che sono le H109, e le vado a mettere su. Ovviamente, dato che ho scelto queste ciglia finte molto molto esagerate, non ho fatto né riga di eyeliner né nulla, perché sennò veramente era troppo. Voi potete, se non usate le ciglia finte, usate un tipo un po' più sobrio, potete farci una riga di eyeliner, insomma, definire meglio l'occhio. Io ho preferito di no, perché comunque vado ad applicare dei ciglioni di questo tipo qua, quindi veramente, sennò era veramente troppo. Allora, prendo la colla di Peggy Seggio, questa qui bianca, ma io vi consiglio la nera perché è migliore. E vado ad applicare le ciglia finte. Ecco fatto, una volta applicate le ciglia finte, vado a prendere questo mascara qui della Estée Lauder e vado a metterlo sulle ciglia inferiori. Mi piace un sacco questo mascara perché crea proprio l'effetto ciglia finte anche alle ciglia inferiori. Davvero molto molto bello e super nero. Per le ciglia superiori invece vado a prendere questo mascara della New York Color perché ha questo scovolino enorme e quindi prende anche bene le mie ciglia, le amalgama bene con la ciglia finta, insomma.
Ecco fatto. Adesso andiamo a fare un po' di contouring. Perdonatemi la felpa dei puffi, raga, abbiate pazienza. Ma mi sto preparando, diciamo, insieme a voi. Vado a prendere questo fondotinta mattificante compatto di Sephora, che è nella tonalità Warm Toffee, che utilizzo per fare il contouring. Ce ne vuole davvero poco perché è super super scrivente. E vado a fare un po' di contouring. Da notare la differenza. Leggero contouring anche al naso. E adesso vado a prendere questo blush qui della Wet n Wild, che è il Le 831 e Pearl Scent Pink, che sarebbe il dupe dell'Orgasm di NARS, ed è pieno zeppo di micro glitter, quindi di conseguenza l'illuminante non lo vado a mettere. Scusate se tiro su col naso, raga, ma sono raffreddata. Ecco fatto. Poi, vado a prendere le robe per le labbra. Tolgo tutto da qui sopra. Vado a mettere innanzitutto un primer labbra. Io utilizzo questo qui della Studio Makeup, che già vi ho mostrato in innumerevoli miei video, ma potete utilizzare qualsiasi cosa, anche un burro di cacao. E vado a mettere su tutte le labbra, perché annienta il colore delle mie labbra e mi permette anche di lavorare meglio poi il prodotto che vado a metterci su. Vado a prendere una matita Bordeaux, io ho preso questa qui labbra della Wycon ed è la 06 Framboise, spero di averla pronunciata bene, e vado a fare il contorno, mi serve quest'altro specchietto per essere più precisa. Ecco qua, svelato il segreto dei miei labbroni. Io vado proprio a disegnarmi tutto il contorno e poi vado a prendere questo rossettino della Estée Lauder, quello lì nuovo, il Pool Color Envy, una roba di queste. Comunque il 340, che è un bellissimo rosso, e lo vado a mettere sulle mie labbra.
Ragazze, allora questo è l'effetto. Molto molto carino, secondo me. Facile da realizzare, non ci vuole tantissimo tempo, quindi per chi va di fretta durante le feste di Natale è l'ideale. E niente, io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!